Ciao a tutti, oggi prepareremo la focaccia soffice farcita con prosciutto e mozzarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono per l'impasto, acqua, farina di tipo 0, zucchero, lievito di birra fresco, sale, patate lesse schiacciate e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungere le patate la farina, e l'olio. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 3 minuti. Aggiungere il sale ed azionare il bimby in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Gli ingredienti per farcire sono mozzarella, olive nere, parmigiano, pomodorini, sale grosso, prosciutto cotto, origano, acqua e olio evo. L'impasto è ben lievitato, adesso lo divideremo in due parti uguali. Stendere la prima parte con il mattarello formando un rettangolo. Trasferire in una teglia rivestita con carta da forno. Mettere il prosciutto. La mozzarella. Le olive. E il parmigiano. Stendere il resto dell'impasto e posizionarlo sopra. Chiudere bene i bordi. Miscelare l'acqua con l'olio e spennellare su tutta la superficie. Mettere i pomodorini le olive spolverizzare con l'origano e il sale grosso cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-35 minuti. La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia soffice farcita con prosciutto e mozzarella. Grazie e alla prossima ricetta.